Salve a tutti cari amici del Cuore Rosanero, qui è Rosanero Podcast che vi parla. La puntata di oggi, come si evince dalla copertina, non può che rivolgere un pensiero sugli ultimi fatti accaduti in Casa Palermo. Seppur realizzata in maniera spartana, dalla copertina si evince da una parte la tempesta, con la figura in trasparenza dell'ormai ex Mister Baldini e il logo del City Football Group, e dall'altra parte la quiete dell'alba con il grande logo del Palermo al centro e i tifosi che inneggiano a quest'ultimo. Prima di iniziare nel vivo dell'argomento, ci tengo a precisare un concetto. Nella storia del Palermo, di figure importanti ne sono passate parecchie. Se pensiamo appunto agli allenatori, di Hall of Famer ce ne abbiamo tanti. Si pensi a Guidolin, che ci ha regalato forse una delle notti più importanti per tutti i tifosi rosanero. In quella notte del 2004, il Palermo, dopo tantissimi anni, ritornava in Serie A. Potrei anche citare De Leo Rossi, uno tra gli allenatori più amati da noi tifosi, che ci ha regalato il brivido di una finale di Coppa Italia. E in questa lista di Hall of Famer non può che aggiungersi anche il nome di Silvio Baldini. Detto questo, però, tutto il rispetto e la stima che si può avere nei confronti delle figure passate al Palermo non può e non deve eclissare l'amore verso il Palermo. Il mio concetto, infatti, è proprio legato a questo. Il protagonista assoluto deve sempre essere il Palermo. Il Palermo non è mai stato Luca Toni, il Palermo non è mai stato Guidolin, il Palermo non è Silvio Baldini. Sono state dette tante cose riguardo alle improvvise dimissioni del Mister e del DS. Leggendo i commenti e facendo riferimento anche a quanto è stato detto da me durante la puntata di ieri, diciamo che un po' tutti in realtà abbiamo azzeccato il fondo di verità. Nel mio caso, ad esempio, il mio pensiero era legato a quello che potevano essere i dissapori legati alle cessioni di Giron e Dall'Oglio. Ovviamente non ho centrato l'obiettivo al 100%. Però è chiaro che il dissapore non era legato al discorso acquisto, ma era comunque basato su quello che era un sentimentalismo viscerale nei confronti di quello che è stato il gruppo. Nell'intervista, infatti, è stato detto più volte che uno dei motivi per il quale si è deciso di stroncare questo matrimonio è stata l'incompatibilità nel lavorare in sinergia con la nuova proprietà. Si è parlato appunto di quelli che sono stati i rinnovi e che, a detta del mister, sia come tempistiche che come caratteristiche del contratto, hanno in un certo senso svalorizzato e demotivato quelli che sono stati i protagonisti della scorsa stagione. Altresì, alla base del concetto c'era proprio il modo di operare della società che non era proporzionale al metodo di Baldini e di Castagnini. Non mi va di soffermarmi troppo in quelle che sono state le parole esplicite dichiarate durante l'intervista, però ribadisco francamente. A prescindere da torto o ragione, ho sentito in questa conferenza troppi io e poco Palermo. Il fatto di voler essere al centro del progetto è importante, assolutamente. Un allenatore deve partecipare a quelle che sono le operazioni del club. Però, francamente, a me qualcosa mi sfugge. Perché se il mercato è stato fatto appunto su richiesta di Baldini e su gestione di Castagnini, e appunto la società ha accettato il tutto. Se sul discorso della Serie A la società stessa a detta di Baldini non si è imposta nell'impedire questo obiettivo, quello che mi chiedo è quindi: queste dimissioni sono figlie dell'amore verso Palermo o sono figlie delle idee, dei sentimentalismi del mister e di conseguenza del DS? Penso che sarò ripetitivo più volte, ma a prescindere da torto o ragione, io penso che gli ormai ex allenatore e direttore sportivo potevano soffermarsi un attimino a pensare se questa decisione adesso sarebbe stata opportuna per il bene del Palermo. Si è parlato di insoddisfacimenti da parte di alcuni giocatori anche a livello monetario, o meglio che l'offerta proposta era proporzionale a quella fatta in Serie C. Ma io penso che tutto questo abbia a che fare marginalmente con i nostri colori e che non è giusto che a piangerne le conseguenze siamo noi che abbiamo un reale amore viscerale per il Palermo. Attenzione, non sto dicendo che Baldini sia una persona avida, anzi, tutt'altro. Sinceramente ci vuole anche coraggio a dare le dimissioni arrivati a questo punto e con una società così importante alle spalle. Magari tanti altri avrebbero chinato il capo senza batter ciglio. Però io penso che nelle cose la verità sta al centro. Secondo me,
bastava dare semplicemente del tempo, cercando l'anello di congiunzione che poteva far lavorare in sinergia le parti, poiché entrambi gli attori, i protagonisti di questa conferenza hanno più volte confermato che comunque le scelte venivano prese da loro in prima persona. Quindi era una sorta di accontentamento momentaneo o lavorare su quello che poteva essere un progetto a lungo termine, e non parlo della Serie A, ma parlo del progetto come struttura del gruppo, solo ed esclusivamente per l'amore del Palermo. Sarò forse poco lucido, un po' deluso, quindi non avrò colto alcune sfumature che mi saranno sfuggite durante questa intervista, ma sinceramente quello che ho prevalentemente percepito io è semplicemente un'incompatibilità totale tra quello che è il carattere di Baldini e quelli che sono i presupposti di una grossa società. Se da una parte la società poteva essere più morbida e più di cuore, anche se, ahimè, le grandi aziende LTD difficilmente attuano questi ragionamenti, dall'altra parte Baldini e Castagnini potevano essere più freddi e pensare a quello che era il bene a 360 gradi del Palermo. Perché l'unica cosa che mi sento di dire sinceramente in negativo di questa situazione, perché poi tutto è opinabile, è il concetto che di base questa scelta è stata fatta per se stessi e non per il Palermo, specie a 4 giorni dall'importante sfida di Coppa Italia contro la Reggiana, il primo vero impegno che il Palermo a brevissimo dovrà affrontare. Detto questo, io voglio ricordarmi i bei momenti con Baldini, voglio conservare con me sicuramente le emozioni, i brividi della cavalcata dei playoff. Quindi, da umile conduttore di un canale amatoriale su YouTube, mi sento di dirvi: allacciate le cinture. Il volo Palermo Football Club ha incontrato una turbolenza e sta cambiando rotta. Ma non temete, arriverete sani e salvi alla meta. Al momento, sinceramente, nonostante le notizie, non mi va di parlare del Toto allenatori. Preferisco chiudere il podcast con questa piccola metafora del volo. Io vi ringrazio come sempre dell'ascolto. Iscrivetevi al canale se vi va. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. E mai come ora, forza Palermo, sempre e comunque. Ciao, alla prossima puntata.